Mi autoproduco fragile, mi clono, stacco me da me stesso e a me mi dono. Mi autodigitalizzo, ologrammatico, replicandomi in toto, svelto e pratico. Mi automaschero. Ci siamo. Vado. Sì. Ballata delle donne. Quando ci penso che il tempo è passato, le vecchie madri che ci hanno portato, poi le ragazze che furono amore, e poi le mogli, le figlie, le nuore. Femmina penso, se penso una gioia, pensarci il maschio. Ci penso la noia. Quando ci penso che il tempo è venuto, la partigiana che qui ha combattuto, quella colpita, ferita una volta, e quella morta che abbiamo sepolta. Femmina penso, se penso la pace, pensarci il maschio, pensare non piace. Quando ci penso che il tempo ritorna, che arriva il giorno che il giorno raggiorna, penso che è culla una pancia di donna. E casa è pancia che tiene una gonna, e pancia è cassa che viene al finire, che arriva il giorno che si va a dormire. Perché la donna non è cielo, è terra, carne di terra che non vuole guerra. È questa terra che io fui seminato, vita ho vissuto che dentro ho piantato. Qui cerco il caldo che il cuore ci sente, la lunga notte che divento niente. Femmina penso, se penso l'umano, la mia compagna ti prendo per mano. Parliamo, per piacere, dei piaceri della vita, per una volta. Ho detto alla moglie di Van Rossum lunedì verso le 11, che è una tedesca di Monaco, proprio sotto i 30, credo, bianca di pelle come un bianco d'uovo. E il primo piacere è chiavare, certo, e poi per me dormire nel sole, come dormivo adesso. Le ho detto prima che arrivasse lei, a torso nudo, come si vede, e a piedi nudi, eccetera. E il terzo è bere vino, francese possibilmente, come quello che abbiamo bevuto sabato con Berio e anche venerdì a Rotterdam e qui. E ho concluso che il paradiso è chiavare nel sole, forse, pieni di sentimilioni. Non saprei scriverla più per te, una lettera infinita, sopra fogli di scuola, con rigatura regolare, con fregi a matita rossa e blu, con festoni di cuori e fiori, piena di D maiuscole, per du, per dein, di für uns, sottolineati con forza. Una lettera come quella che spiavamo l'altro giorno in mano a due civili fanciulletti al piano superiore di un bus 94. Nemmeno se tu fossi quella minuscola pseudo-havaiana berlinese senza seno, senza reggiseno, che si esibiva incautamente per noi. Per noi, seduti a succhiarci una coppa alla banana sotto una bandierina con la scritta Ice da un gelataio galante che sembrava un macellaio. Nemmeno se io fossi quell'oscuro fauno di mezza età che io sono davvero ormai. Guardami in faccia almeno quando mi tagli i capelli sul balcone, che sto lì a torso nudo, nel vivo sole di mezzogiorno, nel vento. Mi sognavo simile a un Hoffman in delirio e sono quasi il sosia di un mediocre comico inglese. Corollario 35. Se ti rivivi, cosa ti correggi? Ebbene, niente. Sono rivoccante di torturanti rimorsi, oh donna mia. Sono un'orripilante enciclopedia di cazzate incoglionate, di semicriminali super gaff.
e furono i miei anni un inimitabile campionario di irrimediabili refusi esistenziali. Ebbene, non ritoccherei una virgola sola, un puro punto solo. Avrei terrore dell'effetto domino. Ti modifichi un gesto, una parola, ti rifai tanto per fare il nodo alla cravatta, ma che dico, ti tagli via da una narice un giorno, un pelo appena in più, non altro, e ti giochi un destino. Il destino. E tu, Setien, e poni caso, e poni mente, poi tu mi sparisci allora fuori dalla rivita che io vivrei concedendomi il bis. Ebbene, quello che ho avuto, così me lo tengo. Pur di tenerti, io mi ritengo identico. Should you relive, what would you correct? Well, nothing. I am replete of torturing remorses, oh my lady. I am a horrendous encyclopedia of dumb imbecilities, of semi-criminal super blunders. And my years have been an inimitable collection of irremediable existential typos. Well, I would not change a single comma, a single simple point. I'd be terrified of the domino effect. You modify a gesture, a word, you redo for the sake of doing the knot of your tie, or even you remove from your nostril one day just one more hair, no more, and you jeopardize a destiny, your destiny, et tout se tient. And who knows? Just think, you vanish then, outside the life I would relive, granting myself the encore. Well, what I have had, just so, I keep it. Just to retain you, I retain myself, identical. Johannes Vermeer. Sono le 7:10 all'orologio. Riconosco la porta di Schiedam e la porta di Rotterdam. Sarà scesa la pioggia questa notte e sto cercando adesso certi piccoli personaggi in blu e la sabbia in rosa. E ho mangiato patate poco cotte e adesso sto cercando un frammentino di muro in giallo con una tettoia. Non riconosco il cielo, è troppo largo. Riconosco che sto morendo adesso. E c'est ainsi que j'aurais dû t'écrire. Da Novissimo Testamento. Ma la rovescia ha rovesciato il mondo, e questa è cosa più su dichiarata. Siccome che mi arriva il scioglimento, rovescio stesso questo testamento. Siccome che qui parlo per parlare, dico per dire, canto per cantare, testare io testo non per ingannare. Qui ci sto per avere, non per dare. Non dico avere pena, compassione, pietà, cordoglio, commiserazione, misericordia con compatimento, con condoglianza, con rincrescimento. Non dico avere tormento, corruccio, tristezza, angoscia, lutto, pianto, cruccio, ma godure e tripudio in buona fede, perché solo chi muore si rivede. Principe giusto, grido forte, allora, guerra non fare battaglia, non la bomba A, non la N, non l'H, che va così come la spacca spacca. Grido, pace di giorni e settimane, pace perpetua, non stare a cercare, pace che poco dure da pensare, io, eterna pace, basto a me a trovare. Qui mi ha alla fine il mio incostro, signori,
e qui si va spegnendo la mia voce. Così la taglio la mia tiritera, che in ogni caso già si è fatta sera. Altro per oggi, né dico né scrivo. L'ascito magro avete rimediato, ma magro è l'uomo che l'ha rilasciato. Congedo prendo, più morto che vivo. Epistolina per N.B. Caro Nanni, ritorno da Bologna. Ti scrivo qui, dall'autostrada, in fretta. Non ho notizie fresche. Ma che rogna che è questa cosiddetta crisi? Aspetta un po'. Guarda, la Grecia, il Portogallo, la Spagna. È una questione qui di giorni, forse di ore. Attenzione! Guardi il Gallo con i sobborghi che esplodono, forni ardenti, con Obama abbronzatissimo, da nobilizzatissimo. Si crede imperatore del mondo, incertissimo su tutto, poveretto. Lui, l'erede degli stati sfasciati, indebitati nel pantano delle assicurazioni, tra iraniani e iracheni e i perarmati di Taiwan, nordcoreani e legioni di indiani e pechinesi che si acquistano e si vendono tutto, tra firmati di bolli nigeriani e si conquistano i mercati. E un mondo è morto, e soldati per le strade del mondo, e non si arriva per me al 2012. È vicina, più vicina è la fine, e la deriva è completa. Ma ciao, viva la Cina! Ti esploro, mia carne e mio oro, corpo mio che ti spio, mia cruda carta nuda, che ti segno, che ti sogno, con i miei seri, severi, semineri, con i miei teoremi, i miei emblemi, che ti batto e ti sbatto e ti ribatto, denso e duro tra le tue fratte, con il mio oscuro, puro latte, con le mie lente vacche, tritamente, che ti accendo se ti prendo con i miei pampani di ruggine, mia fuliggine, che ti aspiro, ti respiro con le tue nebbie e trebbie, che ti timbro con tutti i miei timpani, con le mie dita che ti amano, che ti arano, con la mia matita che ti colora, ti perfora, che ti adora, mia vita, mio avaro amore amaro. Io sono qui così, la zampa del mio uccello, di quello che ti gode e ti vigila, sono la papilla giusta che ti degusta, la pupilla che ti vibra e ti brilla e ti tintinna e ti tilla. Sono un irto, un erto, un ermo ramo, io che ti pungo, mio fungo, io che ti bramo. Sono pallida pelle che si spella, mia bella, io passero il petti rosso del tuo fosso. Io la piuma, io l'osso, che ti scrivo, io che ti vivo. Thank you.
Afferra questo mercurio, questa fredda gengiva, questo miele, questa sfera di vetro arido. Misura attentamente la testa del nostro bambino e non torcere adesso il suo piede impercettibile. Nel tuo capezzo lo devi ormai convertire un prolungato continente di lampade, il fiato ossessivo dei giardini, critici, le pigre balene del ventre, le ortiche e il vino e la nausea e la ruggine, perché ogni strada subito vorrà corrergli incontro. Un'ernia ombelicale incidere il suo profilo di fumo, qualche ippopotamo donargli i suoi denti di forfora e di fosforo nero. Evita il vento, i luoghi affollati, i giocolieri, gli insetti, e a 6 mesi egli potrà raddoppiare il suo peso, vedere l'oca, stringere la vestaglia, assistere alla caduta dei gravi. Strappalo dunque alla sua vita di alghe e di globuli, di piccoli nodi, di indecisi lobi. Il suo gemito conquisterà le tue liquide ferite e i suoi occhi di obliquo burro correggeranno questi secoli senza nome. Sanguinetti secondo Sanguinetti. Mi chiedono del maior, essendo io il minor, come studioso oppure come figlio. 10 anni dalla morte di mio padre, che posso Edipo dire, se non questo, che della morte sono responsabile. Come fibroma asciutto e magra tenia, son figlio di mia madre, che era lambda, e di mio padre ancor disoccupato. In un romanzo di appendice in atto, il giorno in cui nacque il sottoscritto, non era ancor mio padre laureato. Così pesto la ghiaia e scuoto l'ombra e strido e deglutisco, avendo atteso da sempre il gusto della camomilla. Mi svolgo i miei esami di coscienza e sogno è tutto dire, dire tutto, da tardo handicappato, frastornato. Mentre i tuoi 90 anni ti minacciano, con il sorriso etrusco di mia madre, torno in cucina ancora in via Vespucci. Oggi lo stile è non avere stile. Sei stato il surrogato di te stesso. 58 anni fa, sempre di maggio, mia madre e io facemmo una lista, inclusa in purgatorio dell'inferno, e infine rispondesti in questo modo. Oh, disse, se scrivi una poesia per me. Oh, disse, se scrivi, devi metterci che ti aspettavo a Gap, che piangevo tanto. Se davvero scrivi per me, disse, oh, devi metterci che anche il mio fratello Alessandro piangeva, che ti aspettava, che piangeva tanto e che io ho dormito quella notte in albergo. Devi scrivere, disse, oh, devi scrivere che a Pompei sono tutti morti, che i fascisti sono cattivi, che i numeri non finiscono mai. All'interno di questo blob di letture sanguinettiane, a me è stato dato un compito ben preciso, quello di parlare dell'ascito librario di Sanguinetti alla Biblioteca Universitaria di Genova e quindi della Biblioteca Sanguinetti. Parlare di Sanguinetti e di libri fa subito venire in mente a chi è stato studente negli anni 80 e 90, o anche semplicemente a chi ha frequentato la facoltà di lettere in quegli anni, l'immagine di Sanguinetti con sacchetti, anzi direi sacchettoni pieni di libri. Erano i sacchetti della, spesso e volentieri, della libreria Feltrinelli di Bensa, quindi erano trasparenti con la F verde. Noi studenti tentavamo di adocchiare cosa contenevano, ecco. E
Però poi per chi ha frequentato le lezioni, la seconda immagine, quella della grande riflessione riservata alla metafora del libro, a partire dal libro della memoria del Dante della Vitanova per arrivare al consiglio di lettura di Curzius e del suo importantissimo saggio. Ma non c'era lezione che Sanguinetti non consigliasse 5 o 6 libri imprescindibili, importantissimi da leggere. Il problema era che a Genova, spesso e volentieri, leggere un libro voleva dire anche acquistarlo, perché Genova non ha il patrimonio, la ricchezza libraria di Milano, di Roma, di Firenze, di Napoli. E penso che questo non sia stato secondario nella scelta di Edoardo e di Luciana Sanguinetti di donare un lascito librario così importante proprio alla città di Genova. Ma un altro elemento fondamentale è proprio quello dell'idea di cultura che aveva Sanguinetti. E dato che tutti in questa occasione hanno letto, anch'io scelgo di leggere alcune pagine che però non sono estrapolate dalle poesie o da saggi importanti, bensì da quello che potrebbe essere considerato una produzione un po' più marginale, limine, ma altrettanto importante, e vi leggerò da quella che è la relazione di Sanguinetti alla conferenza su cultura e governo della città, alla quale aveva partecipato in veste di consigliere comunale. E naturalmente rimonterò, farò un breve, diciamo anch'io, minimo montaggio di alcuni punti fondamentali. Sanguinetti scrive: il primo punto è questo. Vorrei toccare questo. L'amministrazione presso gli enti pubblici della cultura non dovrebbe far perdere di vista, e un certo rischio in questo senso mi pare possa emergere nel dibattito, quella che io chiamerei la cultura amministrativa, il che mi pare il punto forte sia nell'ottica del bilancio come in quella di progetto. Voglio dire che ho l'impressione che si tenda, e in questa sede, lasciatemi dire, lo trovo lievemente singolare, ha una concezione abbastanza tradizionale del termine cultura, ha una concezione eccessivamente separata ancora, per cui l'accento fondamentale vorrei metterlo su questa nozione di cultura amministrativa. Vorrei che nel bilancio della gestione degli elementi culturali non si perdesse di vista che dal punto di vista dell'interesse generale, dal punto di vista della cultura come esperienza globale, profonda, della realtà nella sua quotidianità, non è tanto l'amministrazione della cultura che dovremmo, credo, rivendicare e progettare, quanto la capacità di una cultura amministrativa entro cui si situa anche l'amministrazione della cultura. Quelle che oggi ci paiono, diciamo così, delle nozioni acquisite, questa concezione estremamente allargata di cultura antropologica, all'epoca, soprattutto per la loro applicazione immediata su un piano politico-amministrativo, erano estremamente innovative, sia dal punto di vista del metodo che dell'approccio che dei concetti. E ci fanno capire proprio l'importanza, la radice profonda dell'idea stessa che Sanguinetti aveva di politica. Lui amava spesso dire: tutto è politica, ma la politica non è tutto. Dove questi due termini vengono utilizzati in due accezioni diverse. Nella prima, quella etimologica, greca, la politica è tutto ciò che concerne la comunità; la seconda, in termini più ristretti, è la battaglia partitica. E qui si inserisce proprio tutto quell'insieme di idee, di visione del mondo che hanno fatto sì che lui immediatamente, con quest'idea, si sia subito posto, abbia subito creato una barriera in difesa delle istituzioni e della democrazia contro il terrorismo, perché per lui appunto la democrazia era la difesa, il funzionamento delle istituzioni per la realizzazione piena della Costituzione. E di conseguenza, in un momento come questo, oggi lo possiamo capire ancora meglio, la sua idea stessa di attività politica era un'idea di servizio alla comunità. Proprio questo ci fa capire in profondità la scelta di questa donazione alla città di Genova, di questa donazione ai cittadini. La biblioteca di un autore, come tutti sanno, è, diciamo così, ci permette di entrare, per usare la formula di Di Benedetto, nello scrittoio di un autore, io direi anche
nelle officine. Questa la rende particolarmente preziosa per gli studiosi, per chi voglia approfondire Sanguinetti. Ma non si limita a questo. La donazione, quell'idea che Sanguinetti aveva di cittadinanza attiva, di allargamento della democrazia, fa sì che questa biblioteca sia stata messa a disposizione di tutti i cittadini. Il grande gesto di libertà sarebbe quello che una persona esce dal lavoro e si reca a leggere lì un libro che solo lì può trovare. In questo momento la biblioteca è stata, diciamo così, schedata per i tre quarti. È necessario ancora un ultimo sforzo, e l'auspicio è quello che questo ultimo sforzo si compia, perché all'interno di quella visione, diciamo così, di politica come servizio si realizzi pienamente il desiderio di Edoardo e di Luciana Sanguinetti che questi libri vengano messi a disposizione di tutta la cittadinanza. Mi autoproduco fragile, mi clono. Stacco me da me stesso e a me mi dono.